Salve popolo dell'internet e benvenuti a Tinte di Storia, la divulgazione storica per tutti i palati. Salve! Oggi abbiamo qui con noi il nostro amico Michele e sto vedendo una cosa un po' strana, particolare. Oggi non abbiamo la nostra solita birra. Sì, in effetti oggi non abbiamo la nostra solita birra. Purtroppo dovete sapere che il nostro mastro birraio di fiducia è ammalato, quindi non ha potuto aprire il negozio. Quindi sono passato dal primo che mi è capitato e mi ha offerto questa birra, la Menabrea, che tra l'altro ho scoperto essere buona, ha un gran bel sapore. Sì, no, in realtà non è la prima volta che la bevo anch'io. Cioè, a questo punto io direi che, visto che stiamo bevendo questo nuovo tipo di raccontiamo birra, la sua storia? Raccontiamo la storia del fondatore. Io non so come si chiama il fondatore. Si chiama Giuseppe Menabrea, ma questo è un Giuseppe originale tanto quanto può esserlo una cinesata. Scopriremo presto perché questo nome è abbastanza farlocco. Quindi, già sento la gola secca. Sì, infatti uscite, volevo diciamo iniziare. Salute ai nostri amici e tuffiamoci nella nostra finta di questa sera. Ancora una volta questa storia inizia nel regno di Sardegna, siamo per l'appunto nell'Ottocento, quindi la storia passava da lì, la storia italiana, sia quella grande che quella piccola, quella piccola delle nostre birre in questo caso. Ricordiamo la nostra primissima puntata di Giovanni Peroni, anche lui iniziò nel regno di Sardegna. Però loro hanno iniziato un po', i Menabrea hanno iniziato un poco prima, giusto? Sì, parliamo sì. Parliamo del 1837. Esatto, anche se sulla birra segnano 1846, in verità hanno cominciato a produrla nel 1837 ad Aosta. Vi dicevo che il nome Giuseppe suona un po' farlocco, perché? Perché Giuseppe in verità si chiama Jean-Joseph Menabreaz, era un membro della comunità germanofona dei Walser che abitavano nella zona tra Aosta e i Monti Francesi. Dal nome ha anche origini francesi a quanto pare. In verità no, la comunità è germanofona, però ovviamente loro erano stati istruiti nella lingua e nella cultura francese. Quindi già qui cominciamo a capire come la Menabrea sia una birra italiana per caso in verità. I suoi fondatori parlavano tedesco, erano stati istruiti secondo la cultura francese e in seguito scelsero di diventare italiani. Io però qui vedo 1846, esatto. È successo qualcosa? Sì, anzitutto la birra Menabrea prima di quella data si chiamava birra Zimmermann, perché c'era il socio fondatore della birra che era Anton Zimmermann, un altro Walser per inciso, che iniziarono come dicevo prima a produrre la birra ad Aosta. Successe poi che verso il 1846 costoro entrarono in società con due fratelli originari di Biella, i fratelli Caraccio, che gestivano un caffè in quella città. Stabilirono una partnership con questi Stabilirono una partnership con questi fratelli Caraccio e decisero di aprire una loro birreria che solo nel 1857 venne completamente affidata ai nostri due Walser. Intanto arriva l'estate del 1860, Cavour e Garibaldi cominciano a fare l'opera del risorgimento italiano, non solo loro, certo. Ma diciamo che la storia con la S maiuscola comincia a prendere il sopravvento. Ma noi continuiamo a parlare della storia con la S minuscola, ovvero di quello che succede ai Menabrea in questo periodo. O meglio, ai nostri due Walser, sì. Anton e Jean-Joseph. E proprio in questo periodo decidono di italianizzarsi, di cambiare i loro nomi. Ovviamente il povero Anton Zimmermann non poteva sperare di farla franca, il suo cognome tradiva discendenze germanofone. È proprio un trucco, diciamo, esatto. Così. E quindi si dovette accontentare di chiamarsi Antonio Zimmermann. Invece il nostro Jean-Joseph, come vi dicevo, ebbe una gran bella pensata e si è formato un'identità così veritiera, così italiana, che io ho faticato a credere non fosse italiano. Prima ero convinto, avrei spergiurato che fosse un italiano doc. Ma io divenne Giuseppe Menabrea. Ma io appunto. Ho fatto sempre cosa mi sta ricordando. Mi sono ricordato di un altro Menabrea omonimo, generale piemontese, Luigi Menabrea. Menabrea. Figura interessante, ne parleremo in un'altra pinta. Sì, assolutamente. Però stavo pensando, ma non è che saranno parenti? No, però no. Poi tu l'avrei creduto anche io, ma no, non erano parenti. Quindi se cercate Menabrea, Luigi e Giuseppe non sono imparentati. Detto questo, la birra fino a quel momento si era chiamata birra Zimmermann. E ancora continuerà a chiamarsi birra Zimmermann? No,
Nel 1872 l'ormai settantenne Antonio Zimmermann decide che ormai a una certa età si vuole ritirare ad Aosta, in pensione, se voleva andare in pensione, diciamo. E quindi che succede? Che nel 72 la società passa ad a Giuseppe e ai suoi figli, diventando finalmente Birra Menabrea Giuseppe e figli. Tra l'altro c'è una curiosità sul nome dei figli, che si chiamavano Carlo ed Alberto. Io ci ho visto un velato omaggio alla dinastia Savoia. Ma sì, Carlo Alberto, sì, ci sta. Più o meno. E arriva l'annus horribilis per i Menabrea, il 1880. Biennius horribilis, no, il biennius, però il 1880 è più, diciamo, è più brutto. Perché? Perché nell'80 muore uno dei figli di Giuseppe, Alberto, che lo seguirà nella tomba, tra l'altro, l'anno successivo. Appunto, ecco perché ho detto il biennius horribilis. Mazza che sfiga. Nel caso. Però, cioè, ci sono le cose brutte e le cose belle. Spiega. Rimane al timone dell'azienda il figlio Carlo Menabrea. E praticamente lui rivolge già un'attenzione ai mercati esteri, per così dire. Produceva all'epoca, che è un lusso per l'epoca, diciamo così, due tipi di birre. Una bionda Pilsner, che era quella che si vendeva più in Italia, sì, in pratica. Infatti. E poi c'era una bella birra scura che era destinata anche al mercato estero. Questo all'uso bavarese, una bella bionda scura di quelle buona, ignoranti. E che praticamente alla fine, cioè, portava l'attenzione di Menabrea anche verso i mercati esteri. Una rarità rispetto agli, sì, altri imprenditori per italiani. Per le aziende brassicole dell'Ottocento italiano non era una vera rarità. Che poi, tra l'altro, entrambe le tipologie di birra avevano un fan di prim'ordine. Niente poco di meno che Quintino Sella. Tra l'altro, nella toponomastica di tutte le nostre città italiane, Quintino. Cioè, e ovunque. Per chi non lo sapesse, è stato un ministero. È stato il ministro delle finanze del giovane Regno d'Italia. Giusto così per specificarlo. In ogni caso, Carlo mica rimase da solo alla guida dell'azienda, no. Fece subentrare i suoi cognati. Rimane tutti in famiglia, ecco. Sì. Questa è una cosa molto italiana, devo dire, di Menabrea, quella di rimanere in famiglia. La famiglia! Tra l'altro, il buon Quintino Sella amava talmente tanto queste birre che nel 1882 riuscì a convincere il re Umberto I di Savoia a concedere al buon Carlo Menabrea la, come si chiama? Il titolo onorifico di Cavaliere della Corona d'Italia. Vedi, come riempie la bocca. Come sei preciso, che te lo dico a fare. Però le sfighe per i nostri Menabrea continuano. 3 anni dopo la concessione di questa onorificenza, anche Carlo muore. Madonna mia, che cos'è? Però scusa, Carlo è morto, Alberto è morto, Giuseppe è morto. Ragazza, che Menabrea hanno chiuso i battenti. Invece no, com'è invece andata, no, l'azienda? È andata avanti grazie alla moglie di Carlo, Eugenia Squindo, che poi si fece aiutare dal fratello Pietro. Tra parentesi, anche loro erano della comunità Walzer, quindi sempre di Walzer. Esatto. E non crederesti mai quanto i legami di famiglia rientrino prepotentemente successivamente. Ma perché, che succede? Infatti, quando poi anche la buona Eugenia, diciamo, ci lascia le penne, subentrano nella gestione dell'azienda tali Agostino Antoniotti ed Emilio Tedì. Quest'ultimo, caramba che sorpresa, era il nipote di Antonio Zimmermann. Madonna mia. Siamo ritornati all'inizio. E per sottolineare meglio come erano stretti questi legami, sai perché era diventato lui uno dei nuovi dirigenti? Perché aveva sposato una delle 3 figlie di Eugenia Squindo. Beautiful, fatti da parte. Quindi aspetta, se aveva sposato una delle 3 figlie di Eugenia Squindo, era anche il genero di Carlo Menabrea. Sì, è un po' tutto un giro. Ma che giro assurdo è? Vabbè, comunque andiamo avanti. Mi risulta che nel 1900 loro ricevette un importante premio, soprattutto per la loro birra scura. Sì, sì, alla Esposizione Universale di Parigi ricevettero un Grand Prix, che all'epoca era uno dei massimi riconoscimenti che si potevano avere. Poi, sempre grazie alla loro birra scura all'uso bavarese, vinsero molti altri premi a Digione, a Ghent, a Monaco di Baviera. Insomma, hanno fatto incetta di onorificenza, sì, e di premi. Gli Oscar se li sono presi. Esattamente. In effetti, cioè, comunque io è la prima volta forse che la bevo, non mi è mai capitato. Mi rendo conto che la Menabrea mi sembra una buona birra, almeno secondo il mio gusto.
Comunque diciamo che qui si conclude la storia della famiglia che ha dato il nome al marchio di questa birra, Imenabrea. Mi sarebbe piaciuto potervi consigliare qualche bel libro per approfondire il tema, ma ahimè la Imenabrea è più conosciuta all'estero che non in Italia. Sì, infatti non... E quindi... Cioè... Ce ne siamo resi conto dalla panoramica che ci hai fatto. Che una famiglia fine, molto borderline. Sì, diciamo così, siamo fra Italia, Germania, Francia, molto... Molto europea. Molto europea, molto europeizzata, quasi, cioè, riflette lo spirito che ci dovrebbe essere oggi nell'Europa. Ma non divaghiamo. Sì, non comunque, divaghiamo. Se volete approfondire la storia dei Imenabrea fino ai giorni nostri, io vi metto qui nelle informazioni un link di un blog in inglese, però, quindi dovete fare un po' di pratica con la lingua, che riporta molto fedelmente tutta la storia della birra Imenabrea, dalle origini, per l'appunto, fino ai giorni nostri. Detto questo, il tempo è tiranno e quindi dobbiamo chiudere qui. Noi vi ringraziamo per averci seguito e ci vediamo alla prossima. Ci salutiamo, alla prossima pinta.